Carriera allenatore Boston City. Questa è la città della nostra squadra. In questi quartieri alloggiano con le loro famiglie tutti i giocatori della squadra. Questa è la classifica della competizione. Ecco il calendario con tutte le partite che giocherà la nostra squadra. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Immagini che vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per avere inizio il match in programma oggi. Amici appassionati, ben trovati da Piero Cipardo e Lele Bani qui con me per il commento tecnico. Si rinnova l'appuntamento con la MLS. Duello da vivere tra Columbus Crew e Lions. Sono proprio curioso di vedere che partita verrà fuori, eh? Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel match. Spero di non essere smentito. Comincia dunque la gara. Batte lungo. Interviene sulla linea, portiere battuto. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Conclusione che è uscita, si resta dunque sullo 0-0. Era una conclusione questa da sfruttare meglio, Pier. Non si possono sprecare questi palloni. Traversone nel mezzo, non un granché rinvio, pericolo. È calcio di rigore, l'arbitro non ha dubbi qui. Momento chiave del match e c'è la traversa, respinge qui il tiro, palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata. Pier ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Gran palla profonda, l'intervento decisivo del portiere. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Cerca la verticalizzazione. Palla lunga, ma è tutto fermo, cioè fuori gioco. Complimenti davvero all'assistente, non era facile da vedere a velocità normale. Mi ci sono voluti diversi replay, non so a te, per convincermi che era oltre l'ultimo difensore. Lions nella metà campo avversaria. Ci sta provando. Intervento comodo del portiere, che ha avuto tutto il tempo. Schultz, arriva il triplice fischio, gara che finisce in parità, devono accontentarsi di un punto a testa. Uno 0-0 che non soddisfa pienamente il tecnico. Normale sia così, da sottolineare l'ennesima prestazione positiva della difesa, che si conferma ancora una volta la meno battuta del campionato, però da sottolineare anche e da evidenziare la giornata no degli attaccanti. Non hanno trovato il gol e potevano cambiare la storia della partita. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Just a moment of your time.
Thank you for your time. Ecco tutti i risultati e la classifica della giornata. Andiamo a vedere quale posizione occupa la nostra squadra. Diamo un'occhiata ai migliori marcatori del campionato. Notizie dallo spogliatoio. In grafica le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Buonasera amici, c'è un cielo sgombro da nubi, cornice ideale per il match che sta per avere inizio. Un caloroso saluto da Piero Gipardi e Daniele Adani, amanti del calcio a stelle e strisce, da non perdere questo match di Major League Soccer. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. Ci siamo, possiamo cominciare. Prova con questo filtrato e può nascere qualcosa. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Gran palla dentro. Ha provato a piazzare senza però inquadrare la porta. Occhio perché ci sarà un cambio. Prova a metterla in mezzo. Bravo il portiere che salva la sua porta. Occhio al corner. Brutta difesa, qui palla ancora pericolosa. Prova da lì. Pallone che è uscito davvero di molto. Aveva lo spazio per calciare, la distanza era notevole, è vero. Ma ciò non toglie che poteva fare meglio. Un minuto di extra time. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, gran equilibrio fin qui in campo. Pallone interessante. C'era la spinta del portiere, azione che non è finita. Arriva il momento del cambio. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Buona qui la verticalizzazione. Potevano portarsi in vantaggio, ma non avevano fatto i conti con i riflessi del portiere. Ha letteralmente evitato un gol fatto e non poteva scegliere il momento migliore. Finisce qui il match, 1-0-0 che non accontenta nessuno, in fondo non fa nemmeno male a nessuno. Speravamo di vedere qualche gol, Pier, ma evidentemente col passare dei minuti entrambe le squadre devono aver pensato che il pareggio non era poi un risultato da buttare via, e hanno finito per accontentarsi. È stato autore di una prestazione abbastanza incolore oggi, con poche luci e molte ombre. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Some questions regarding the match.
Yeah, no further questions, thanks. Vediamo insieme i risultati e la classifica del campionato, e in che posizione si trova la nostra squadra. Diamo un'occhiata ai migliori marcatori del campionato. Queste sono le notizie principali che riguardano la nostra squadra. Squadra interessata ad un nostro giocatore. La trattativa è interrotta. Il giocatore rimane nella squadra attuale. In grafica le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Avanti del calcio a stelle e strisce, EA Sports ha pensato anche a voi con questo match di MLS Major League Soccer. Gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Ci siamo, possiamo cominciare. Ecco Gibbs. Cross controllato senza problemi. Attenzione, ed è calcio di rigore. Passaggio importante del match. La risposta, ma non è finita. E pare il rigore. Cross sul palo più lontano. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Va direttamente in area. Tentativo fermato dal portiere. Ecco il prossimo incontro che gli appassionati potranno seguire in diretta sempre qui su EA TV. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici... Pozzuelo! Rete, il primo gol della gara. Rivediamo l'azione del gol nato sugli sviluppi di questo cross. La messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti, però è un possesso palla che non sta dando i risultati sperati. Vedi, la manovra è prevedibile, devono alzare ritmo e fare più movimento. Un buon passaggio viene da un buon movimento, allora si aprono gli spazi e ci possono essere gli inserimenti. Se vogliono recuperare lo svantaggio, devono inventarsi qualcosa. Non può sbagliare, grande intervento del portiere. Lascia sul posto il proprio avversario. Higuain ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Tiro respinto.
può segnare da lì. Match che torna in parità a pochi istanti dalla fine. Un gol all'apparenza facile, non poteva sbagliare da quella distanza. Ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Finisce qui, dunque, con risultato di parità. Pareggio acciuffato per i capelli. Ormai ci credevano davvero in pochi. Complimenti per la tenacia. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Ha lottato fino alla fine per questo pareggio, Pier. E i suoi sforzi sono stati ripagati con un gol pesantissimo. La squadra sa di certo chi ringraziare per il risultato di oggi. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Time for just a few questions. No further questions, thanks. In grafica possiamo vedere tutti i risultati della giornata e la classifica della competizione. Vediamo quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Diamo un'occhiata ai migliori marcatori del campionato. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali della nostra squadra. Chat giocatore. Il giocatore chiede un colloquio con l'allenatore. Squadra interessata ad un nostro giocatore. Il giocatore ed il suo procuratore stanno trattando il trasferimento. Hi guys, thank you for your patience. We'll start taking questions now. Thank you.
That's all we have time for today. Thank you for coming. Vediamo con quali formazioni le squadre scenderanno in campo. Serata che si preannuncia lunga e intensa, immagini che giocano in diretta dallo stadio dove sta per cominciare il match. Amici appassionati, ben trovati, la Fiorucci Pardo e Lele Dani qui con me per il commento tecnico. Avanti nel calcio a stelle strisce, da non perdere questo match di Major League Soccer. Fine incrociata tra Lions e Philadelphia Union. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima, non vedo l'ora di iniziare. Partiti. Conclusione che non crea problemi al portiere. Squadra di casa, caccia di punti per proseguire il buon momento in campionato. Nessuno meglio di loro fin qui in casa. Sono arrivate 8 vittorie su 11 gare disputate. Un record del quale sia la squadra che i tifosi possono andare fieri. Non è mai facile fermarsi a questi livelli, eh? Finora stanno dimostrando di potersela giocare con tutte. Punta la porta, non lo chiude nessuno. C'è il pallone del possibile vantaggio. L'alza sopra la traversa. Buono il pallone tra le linee. Grande occasione. L'ha messa dentro. Incredibile, autogol. Replay impietoso. Non mi pare abbia colpe particolari, sono incidenti che capitano. Grande tempestività di questo intervento. Prova l'imbucata per il compagno. Può calciare in porta. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di gara occasione da rete sprecati in questo caso. Speriamo per loro che non debbano recriminare per questo errore. Recupera un pallone pericoloso qui. Traversone che viene respinto. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Possono prendere il largo qui. Rigore trasformato con grande freddezza. Ci viene riproposta la trasformazione del penalty, la messa sotto l'incrocio dei pali. Sono le conclusioni più difficili, non si prendono mai. Vedremo se darà retta al pubblico e andrà in porta. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Prima frazione che finisce qui, padroni di casa che si confermano davvero spietati davanti ai propri tifosi. Stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Fin qui la formazione avversaria ci ha capito ben poco. Era già successo ad altre squadre prima di loro su questo campo. La ripresa rischia di essere una copia e incolla del primo tempo, perché la differenza di valori, Pierre, è evidente. La squadra di casa potrebbe anche decidere di rallentare i ritmi, amministrare il vantaggio per poi risparmiare energie in vista dei prossimi impegni. Seconda frazione di gioco con i Lions avanti nel punteggio. Prova a far salire la squadra. Buona possibilità. Tiro che è stato curato. Grande occasione svanita. La partita è stata preparata davvero bene. Complimenti allo staff. È in area per attenzione. Palla che termina largamente sul fondo. Arriva il cambio. Fa filtrare un pallone interessante. Conclusione che termina fuori. Hanno due reti da recuperare, devono continuare a spingere oppure i giochi
potranno ritenersi chiusi. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Può metterla da lì. Pallone fuori dopo un grande contropiede. Ma che peccato. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Non c'è più tempo, formazione di casa che conquista 3 punti e conferma il record di vittorie davanti ai propri tifosi. Tutto secondo pronostico, Pier. Ci confermano la squadra con il miglior rendimento interno del campionato. È arrivata una vittoria convincente, ampia, a dimostrazione di come questa squadra sappia trasformarsi di fronte al proprio pubblico, lasciando le briciole agli avversari. Dati e statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il migliore giocatore della partita. Have you got time for just a few questions? Thank you for your time. In grafica possiamo vedere tutti i risultati della giornata e la classifica della competizione. Vediamo quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Diamo un'occhiata ai migliori marcatori del campionato. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali. Guardiamo insieme le statistiche della squadra. Operazioni di mercato. Trattative di mercato. Il giocatore lascerà la squadra nella prossima sessione di mercato. Squadra interessata ad un nostro giocatore. Il giocatore ed il suo procuratore stanno trattando il trasferimento. Trattative di mercato. Il giocatore lascerà la squadra nella prossima sessione di mercato. Il giocatore e la società rifiutano il trasferimento.